E buonasera, bentrovati, ben ritrovati. Signore e signori, conduttrice numero uno. Conduttore due è ancora in onda, siamo ancora qui in una veste rinnovata con tante novità, a parte lo studio. Che livrea che abbiamo stasera. E questo è solo un pezzetto, poi vedranno tutto il resto, però vedranno anche i nostri fantastici ospiti. Fissi. Sì. Un tris d'assi ci sarà. Un momento topico che tutto il mondo attende, il fattore K. Della Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa. Arriverà la strepitosa analisi di Alessandra Ghisleri con molti dati che non arrivano mai. Ghisleri Zoom. Ma perché li fai dire tutti a me? Adesso di tu. Questo lo dico volentieri. Luca Bottura con il finale di Bottura in coda di puntata che puntellerà tutto quello che nel frattempo lui e voi avete visto. Insomma, arriviamo tra un minuto esatto. Un forse minuto. Meno, 55 secondi. 10 secondi. Meno, arriviamo. E allora eccoci in studio alle 21.25, l'informazione in diretta della 7 con In Onda, una puntata che sarà molto nuova, lo vedete, guardate la Camilla Cederna del terzo millennio, acceso tutto lo studio. E poi ovviamente le persone con noi commenteranno questo particolare momento storico, pensate in fondo un anno di Meloni, 100 anni di Napolitano e forse le ultime 24 o 48 ore di Messina Denaro. Allora, con noi in studio, Annalisa Cuzzocrea, buonasera. Buonasera. Alessandro Sallusti, collegato, vediamo, dei mattoni di Cortina, non so, è una località segreta. E poi, per fortuna, c'è la musa che ci ha accompagnato tutta l'estate, l'intellettuale più rock che esista nell'Università Italiana, Nadia Urbinati. Buonasera. Buonasera professoressa. E poi nel corso della puntata apriremo collegamenti puntuali con gli altri due ospiti fissi, altri due della crew, come dicono quelli che parlano male, che puntelleranno le nostre puntate tutte le domeniche. Luca Bottura con il finale di Bottura che tesserà, diciamo, terrà le fila della puntata. Alessandra Ghisleri con Ghisleri Zoom, che sulla base di sondaggi che Ghisleri e i suoi hanno realizzato per In Onda ci aiuterà a entrare dentro e a capire magari anche che differenza c'è tra quello che si fa, quello che si dice e quello che gli italiani poi pensano e quindi voteranno verosimilmente. Quindi questi tra sono quelli più interessanti, sono quelli che scavano intorno al fenomeno Meloni e non sono per nulla ascoltati. No, ci sono un po' di spunti interessanti per il nostro dibattito, però andiamo a iniziarlo il dibattito. Iniziamo direi dai giornali di oggi, anche se diciamo il no, scusa, perché siccome qui non abbiamo detto che questo blocco si chiude con il fattore K, lo spieghiamo adesso, ma lo spiegheremo anche in altre cartellina. c'è la cartellina fattore K, perché per tutti sui social la vice direttrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea è la Cuzzo con la K, quindi il fattore K sarà un momento in cui Annalisa Cuzzocrea scioglierà per noi. E anche noi una citazione importantissima letteraria. Ma su questo faremo un meridiano Mondadori, come direbbe Bottura. Andiamo avanti, cominciamo dai giornali di oggi. No? Oggi sui giornali c'erano vari ingredienti, però uno era un po' un ingrediente ricorrente ed era Matteo Salvini, e in arte e al lavoro vice premier e ministro dei trasporti del governo Meloni, che apre a un condono edilizio, e sugli stessi giornali si dava conto dei mal di pancia che questa, diciamo, sortita avrebbe provocato all'interno della compagine di governo. Io andrei dal direttore Sallusti, che insomma sulla destra è ferrato, autore della versione di Giorgia, insomma il libro intervista alla Presidente del Consiglio. Lo insomma, scavalcate Vannacci Sallusti? No. In classifica. Vediamo. Beh, è facile però, perché lui non dice quanto ha venduto, quindi insomma è facile dire di averlo scavalcato, non si ha la controprova. Però torniamo alla domanda, un anno di governo e anche un anno di opposizione interna di Salvini a Meloni? No, voglio dire, le parole sono parole, i fatti sono i fatti. La maggioranza non è un partito unico, sono tre partiti che convergono sugli obiettivi, ma su alcuni temi hanno strade diverse, ma questo fin dall'inizio. E quindi c'è una dialettica dentro la maggioranza, come in qualsiasi maggioranza
ma a me sembra di capire che questa maggioranza è omogenea e determinata a completare la legislatura. Dopodiché in campagna elettorale è ovvio che ognuno pensi innanzitutto al suo corpo elettorale, soprattutto chi deve risalire, no? Salvini è intorno al 10%, era molto più alto soltanto un anno fa e quindi per risalire deve farsi sentire, ma non è che le parole di Salvini si tramutano in atti di governo, quindi poi toccherà al primo ministro fare la sintesi tra le varie posizioni, mi sembra una dinamica, una dialettica assolutamente normale. Quindi non ti risulta il nervosismo dalle parti di Fratelli d'Italia per questa uscita di Salvini? Guarda, tra i partiti c'è sempre nervosismo, perché ci sono, come dire, invidie, gelosie, ma se mi chiedi ti risulta che Giorgia Meloni sia nervosa, ecco io che... Così è brutta, però sì, più o meno sì. ho passato molte ore con lei nei mesi scorsi per scrivere questo libro, e ti dirò che è turbata da ben altri problemi, non dalle dialettiche interne alla maggioranza. Le ritiene, come dire, legittime, un po' fastidiose, un rumore di fondo fastidioso, ma a me risulta che Giorgia Meloni, se è preoccupata di qualcosa, è preoccupata dell'andamento dell'economia, è preoccupata dell'immigrazione, è preoccupata di questa Europa che un giorno è sul melo, un giorno sul pero. Non è certo preoccupata dalle posizioni dei suoi alleati, no, non mi risulta, onestamente non mi risulta. Allora, è un anno di questo lungo viaggio della Meloni, a rivedere alcune cose sembrano lontanissime, per accendere ancora di più questa nostra conversazione, cara professoressa, le facciamo vedere questo super concentrato messo a punto dai potenti mezzi della nostra redazione. Lidia Mancini. Un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. Un primo decreto. Sui rave illegali, no? Los patriotas podemos governar. Sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina. Il punto è che si fanno i conti con la realtà. Il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno. Non è una vita facile quella che facciamo. Lei oggi è al governo, ci sono io all'opposizione. E vai a chiedere il pizzo di Stato. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracco. Buona sequenza, buon respiretto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Buon primo maggio a tutti. Ora io voglio sapere, presidente. Ragazzi buoni che sono stanchi. Quelli che vennero ucciso non erano biechi nazisti dell'SS. Se non sarei intervenuta. I figli non sono prodotti da banco. Il punto è che si fanno i conti con la realtà. Quanto c'è da riflettere. Professoressa Urbinati, qual è il punto di questa antologia, di questo fior da fiore meloniano da cui lei vorrebbe partire? Una cosa che l'ha sorpresa nel bene o nel male in questo anno? Ma a me di questo anno meloniano ha sorpreso una continuità anche, diciamo così, cronologica. Il primo intervento del governo è stato sul rave, i concerti rave, e poi l'ultimo, prima di questo anniversario, è stato appunto sugli sbarchi e questo che potrebbe essere un decreto su addirittura far pagare 5.000 euro in cambio della esenzione dall'andare in questi terribili centri che il governo stesso in questo modo ci dice quanto terribili siano. E in questo mezzo altri elementi di sicurità come gli adolescenti di Caivano, eccetera. Quindi mi sembra che una cosa sicuramente unitaria del governo in questo anno è l'atteggiamento pugno duro
e l'atteggiamento, diciamo così, securitario. Questo l'ha unificato, il governo, la coalizione intera, ha messo sempre tutti d'accordo. Quello che non ha messo ancora tutti d'accordo sono gli interventi di tipo economico, fiscale, i bonus, gli aiutini, questo ancora è l'oggetto del contendere all'interno del governo, ma per il resto le altre questioni hanno dimostrato molta unità, decisamente unità, di un governo che è un governo di destra, chiaramente. Allora, prima di andare sui numeri e quindi aprire la finestra della rubrica di Alessandra Ghisleri, vorrei fare un veloce passaggio su Annalisa Cuzzocrea per chiederti se questo, con la manovra in salita alle porte, l'emergenza immigrazione, i dissidi interni, è in questo anno forse il passaggio più articolato, se non più complicato, del governo Meloni? Sembra esserlo, sia perché appunto la preoccupazione maggiore mi pare l'economia, ancora prima forse dell'immigrazione, sia perché ci avviciniamo alle europee, anche se sono ancora tanto lontane, questa campagna elettorale è partita davvero presto e le fibrillazioni nella maggioranza sono reali. Tra l'altro l'attesa ho visto un'inedita convergenza europea. Perché tu parlavi del condono edilizio, in agenzia ho visto che Tajani dice sì, facciamo il condono ma piccolo, quindi addirittura sono d'accordo Salvini e Tajani, che insomma è una cosa abbastanza strana. Mi sembra un momento molto complicato per Giorgia Meloni, deve fare la manovra e alla fine cosa ci dice questa cosa del condono? Ci dice che è a caccia disperata di soldi. Fare quando cazzo. Vengono fuori tutte queste misure, no? Un po' così, si sente il bisogno di fare cassa per tutti i problemi che ha anche detto, il problema del debito, il problema degli interessi che ha anche detto abbastanza, no? Platealmente Giorgetti, il ministro dell'economia. Cioè. Sì, poi il superbonus, sai, vero tutto, però è diventato, no, la cosa. Vabbè, però c'è stato il superbonus, come che se tutto dipendesse da quello. Sì, è come sempre dare la colpa agli altri. Draghi allora, per il PNRR, Conte per il superbonus, poi chi altro? L'Europa per l'immigrazione, c'è sempre la colpa di qualcuno, però la manovra la devono fare loro e dovranno assumersi quest'onere. Tre punti di vista molto diversi, però lo zoom della Ghisleri ci spiegherà che c'è un dato sorprendente, una specie di circolo che si chiude esattamente dopo un anno. Allora, sigla. Abbiamo dato l'arancione. Hai visto? È uscito l'arancione sulla ruota di Milano. Alessandra Ghisleri, eccoci qui. Noi nel corso della settimana abbiamo, come dire, sottoposto a Ghisleri e al suo team delle domande. La prima ha riguardato, diciamo, i fondamenti di questa stagione di onda, cioè quanto dura il governo Meloni. Vediamo il cartello, il 5. Quanto dura il governo Meloni? Adesso arriva il cartello giusto, piccolo disguido. Eccolo qua. Allora, illuminaci. Eccolo qua. Diciamo, ma allora questo è ovviamente chiesto agli italiani. Noi abbiamo intervistato un campione di 1000 italiani suddivisi esattamente come l'Istat dice e come vedete tutta la legislatura è il 41%. Poi al secondo posto abbiamo fino alle prossime elezioni europee col 15,8% e poi avete il 9,9 fino al 2025, fino al 2026 il 7,8, pochi mesi fino alla fine dell'anno il 6,6 e poi non sanno risponde quasi il 20%. Il dato interessante è che ovviamente il centrodestra è più spinto per tutta la legislatura, ma all'interno di questi, se voi, penso che ci siano dei cartelli proprio eccolo. Dedicati. Sì, ce l'abbiamo, all'interno clamoroso di questi, Alessandra. Infatti. C'è una differenza di temperatura. All'interno di questo vediamo che, sì, perché praticamente mentre gli elettori di Fratelli d'Italia, quasi per l'80%, sono praticamente convinti che c'è una possibilità per tutta la legislatura, diventano più freddi gli elettori di Forza Italia e della Lega. Cioè un elettore su due di questi, sostenitori vota per questa situazione, mentre quelli di Forza Italia prediligono principalmente fino al 2025 e sicuramente risulterà una soglia importante non solo per loro ma anche poi vedremo per gli altri partiti lo scoglio delle elezioni del 2024, cioè le elezioni europee.
Allora, prima di andare a commentare questi numeri, aggiungiamo un altro ingrediente, Alessandra, se sei d'accordo, il gradimento di Giorgia Meloni. Che temperatura ci restituisce allora, il tuo termometro? Allora, Giorgia Meloni era partita, noi avevamo un dato prima delle elezioni che era intorno al 35%, subito, era esattamente un anno fa. Il 25, subito dopo le elezioni, e quindi praticamente il 28 settembre del 2022, lei sale già di 2 punti fino al 38,4. Dopo l'insediamento, cioè dopo la nomina Presidente del Consiglio, raggiunge il 45,5%. Oggi è al 38,9%. Che cosa succede? Evidentemente possiamo dire che non è terminata quella che è stata definita la luna di miele con Giorgia Meloni. C'è un trend importante che continua ad essere anche di fiducia nei suoi confronti, soprattutto per l'elettorato di centrodestra. E se poi dopo andremo a vedere come si spacchetta, capiremo anche il perché è così forte ed è così sentito. Da una parte diciamo che gli elettori del centrodestra ovviamente hanno il massimo, Fratelli d'Italia, Forza Italia e anche la Lega, credono fortemente in questo progetto. Dall'altra parte invece, se andiamo a vedere nel PD, e ovviamente PD, e più Europa, i Verdi e il Movimento 5 Stelle hanno una fiducia minima. Il dato che potrebbe sorprendere invece è il dato di Azione e di Italia Viva, dove c'è una fiducia che per Azione è quasi un elettore su tre, per Italia Viva è il 21%. È quello che si definisce il centro e che si trova in bilico a rappresentare proprio in questa visione tra un centrodestra spostato su Meloni e un centrosinistra spostato su Elly Schlein e Conte. E poi allora, anche nelle risposte che poi vedremo c'è proprio questa indicazione. Allora ti fermiamo un attimo, Alessandra, perché veramente vorrei andare da Sallusti. Cioè, cosa esce fuori, almeno con l'occhio che vedo io, che la Meloni aveva avuto uno sfondamento, quella fiammata dopo il voto, come ha evidenziato la Ghisleri, ma che poi alla fine rientra nel suo confine, che è un punto molto alto, ma il paese è totalmente diviso, è bipolare. Da una parte ti vogliono bene 80%, dall'altra il 3%. Ti stupisce questa foto o tu sei sempre stato abbastanza convinto dell'Italia bipolare divisa da un fossato fin dai tempi di Berlusconi? No, l'Italia è bipolare. Giorgia Meloni in quel senso è molto divisiva, cioè è difficile che attragga diciamo così un elettore della simpatia di un elettore di sinistra proprio perché viene da destra, e quindi io vedo il bicchiere non mezzo vuoto, lo vedo ancora quasi pieno, perché è passato un anno e, se ho capito bene, a distanza di un anno il gradimento nei confronti del primo ministro è praticamente uguale. C'è stata ovviamente quell'impennata anche emotiva il giorno dell'annuncio, diciamo così, ma poi si è stabilizzato e mi sembra di capire che è stabile. Il suo partito ha guadagnato voti nei sondaggi, cioè Fratelli d'Italia oggi è quotata più di quanto abbia preso alle elezioni, il centrodestra si è rafforzato nei sondaggi, complessivamente vale più di quanto ha portato a casa alle elezioni. Quindi io credo che qualcuno di noi, mi riferisco anche a qualcuno in studio, sta leggendo quest'anno con degli occhiali deformati. Perché vogliamo i nomi, direttore. Cioè, quindi la collega. Puoi attaccare la Buzzo Grea. Anche i conduttori, ma certamente la collega. Infatti, usavo no, ma io ho detto che è un momento complicato, mica ho detto che sta accadendo il governo. A distanza di un anno, se a distanza di un anno tutti gli indicatori sono stabili o addirittura in aumento, beh, forse qualcuno di noi sta sbagliando l'analisi, vuol dire che non è andata così male. Poi nel servizio che abbiamo visto, tu metti in fila le 10 cose un po' bizzarre o strane che sono successe nell'anno e sembra che il governo sia quella roba lì. Ma probabilmente si può fare un servizio uguale e contrario mettendo in fila 10 cose che evidentemente gli italiani hanno molto gradito. Quindi io penso che il bilancio è lì nei numeri, il bilancio è nei numeri. Poi mi taccio chiedere agli italiani quanto durerà il governo, a meno che il campione
dell'ottima Ghisleri sia un campione di super esperti analisti di politica, più che altro credo che quel sondaggio esprime una speranza e o una paura, perché già noi che ce ne occupiamo a tempo pieno non sappiamo, come dire, nessuno di noi scommetterebbe soldi suoi su una data certa, perché non abbiamo gli elementi per capire. Figurati un italiano, esprime o una paura o una speranza. Allora, a proposito di percezioni, quella diciamo più frequentemente Giorgia Meloni sembra trasmettere attraverso interviste, attraverso le sue dichiarazioni, è la sensazione di essere un po' assediata, criticata, diciamo, con un'opposizione che supera spesso i limiti. E allora noi ci siamo chiesti: ma com'era Giorgia Meloni quando era all'opposizione? Lo vediamo e poi commentiamo con la professoressa Urbinati, analista Guzzocrea e per il direttore Sallusti. La battaglia politica per chi ha idee credibili si può efficacemente condurre senza dover dipingere il proprio avversario come un mostro. E noi in Italia abbiamo un partito democratico che è fatto di traditori. C'è a mio avviso un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato. Con quale fascia rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano, perché un sacco di gente che non valeva niente e che è finita ad avere ruoli di responsabilità deve andare a casa! E siamo nelle mani di Luigi Di Maio, che per carità ha abolito la povertà, anche sulla pace del mondo ce la può fare. C'è a mio avviso un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato. È da pazzi irresponsabili! Toc toc, dov'è Matteo Renzi, in Arabia Saudita? Dobbiamo chiedere scusa. Noi vogliamo la verità, non vogliamo chiedere scusa. C'è a mio avviso un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato. E se poi qualcuno sarà innocente, e beh, viva Dio, meglio. Hanno paura! Presidente Conte, di grazia, chi gliel'ha suggerito questo metodo, Tafazzi? C'è a mio avviso un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato. L'unica cosa gialla che hanno è il colore del mastice che hanno usato per incollarsi alla poltrona. È chiaro? Allora, devo dirvi, per scompaginare un po', che oltre a questa scelta chiaramente oppenheimeriana, cioè una citazione del so film in cui il presente è bianco e nero, il passato è a colori, ma meglio essere a colori. E voglio provocare Sallusti, professoressa Urbinati, perché era incredibilmente più potente quella Meloni a colori, col sussurrato, col bisbigliato, con lo slogan, il mastice. Vederla così istituzionale oggi sembra quasi che si sia privata di qualcosa. Quindi non so, immagino i numeri della Ghisleri siano veri, ma secondo me prima o poi la pagherà questa cosa. Lei che ne pensa, professoressa? Beh, questa è la fatalità delle democrazie, dove insomma all'opposizione si può dire veramente tutto quello che si vuole, anche urlando e anche essere così sbraitando, diciamo, con un atteggiamento un poco oggetto anche di ironia. E però una volta al governo non può, la stessa persona non può essere come era prima, ovviamente, ma ce le immaginiamo Meloni usare questo atteggiamento e questi urla impressionanti da ministra, presidente del Consiglio, o addirittura andando in un consesso europeo, attaccando i tedeschi perché non aiutano a prendersi un poco di immigrati in più. Non potrebbe mai agire così. Quindi questo è il gioco delle parti nelle democrazie. Non mi stupisce per nulla che lei sia, del resto voleva conquistare il governo, del resto voleva andare al governo, quindi era disposta a fare di tutto perché quelle forme retoriche e anche estetiche l'aiutassero ad andare laddove quelle forme retoriche ed estetiche non l'avrebbero più aiutata. Ma non mi stupisco affatto di questo. Bene, insomma, io sarei qui a parlare di quegli elettori di Italia Viva e Azione che venendo da partiti, diciamo, facendo parte dei partiti i cui leader vengono entrambi dal PD, tendono a destra. Però il tempo che abbiamo a disposizione sta per terminare, quindi io battezzerei un altro momento, diciamo, che sarà ricorrente in questa edizione di In Onda, che è il Fattore K di Annalisa Guzzocrea. C'è qualcosa questa settimana che ad Annalisa Guzzocrea non è andato giù. Sentiamo cosa. Abbiamo dato il verde alla Guzzocrea. Quanto costa la libertà? La maggior parte di voi mi dirà che non ha prezzo, è inestimabile.
E invece per un migrante, per una persona che arriva in Italia a chiedere asilo, a chiedere protezione internazionale, il governo ha deciso che la libertà ha un costo preciso, 4.938 euro di cauzione. Così un migrante che non ha vie legali per entrare in Italia e in Europa e che ha speso tutto quello che ha per pagare i trafficanti di uomini che dicevamo di voler cercare in tutto il globo terracqueo, l'avete sentito prima, arriva qui e noi gli diciamo: dacci 4.938 euro o ti mettiamo in un CPR e ti lasciamo lì per 18 mesi, prima erano 6, adesso sono 18, erano già stati 18 con Maroni, non è mai cambiato niente, ma andiamo avanti. E mi direte voi che non si può, perché nei CPR va solo chi ha già un decreto di espulsione, però non è così. E non è così perché il decreto Cutro permette ora che ci vada anche un richiedente asilo, magari uno che ha i diritti di stare qui, ha i requisiti per avere l'asilo, ma deve aspettare i tempi nella burocrazia italiana e li deve aspettare rinchiuso per 18 mesi, a meno che non paghi, dia una garanzia, ho letto una fideiussione bancaria, chissà, magari ci sono banche nel deserto. Ma cos'è un centro permanenza e rimpatrio? Come lo immagina la Presidente del Consiglio italiano? Sentiamolo dalle sue parole. Stiamo già lavorando al potenziamento dei centri per i rimpatri in modo che chiunque entri illegalmente in Italia sia effettivamente trattenuto in queste strutture per tutto il tempo necessario alla definizione della sua eventuale richiesta di asilo e per la sua effettiva espulsione nel caso in cui sia irregolare. Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Centri perimetrabili, sorvegliabili, lontani dai centri abitati, insomma traduciamo prigioni, dove abbandonare questi ragazzi e questi ragazzini, sono tantissimi ragazzini che arrivano in massa sulle nostre coste, in attesa che la loro richiesta di asilo sia esaminata, senza insegnare loro l'italiano, senza inserirli in un contesto sociale o lavorativo, senza formarli, tenendoli in uno squallido limbo di esclusione, in cattività. Mentre il nostro paese, e cito il demografo Alessandro Rosina, entro il 2070 perderà più o meno 11 milioni e mezzo di abitanti. E nei prossimi 25 anni i giovani sotto i 35 caleranno di 4 milioni. La spesa per pensioni e sanità assorbirà un quarto del prodotto interno lordo. Insomma, andando avanti così, noi non reggiamo. Però abbiamo paura di accogliere altre persone. Temiamo la loro cultura, guardiamo con diffidenza al colore della loro pelle. I nostri figli non lo fanno, lo sapete. Loro neanche se ne accorgono del colore della pelle, perché vivono nel mondo nuovo che chi fa le leggi e chi agita il discorso pubblico oggi non è più in grado di guardare. Ma noi, questi ragazzi, queste ragazze, queste madri con i bambini al seguito, quando arrivano a Lampedusa, stremati, dopo le violenze subite, li trattiamo così. Lanciamo il cibo. E questo tipo di accoglienza disorganizzata, raffazzonata, mal gestita, a tratti inumana, davanti a qualche migliaio di arrivi in un paese di 60 milioni di abitanti, è davvero inevitabile? Davvero non si può cambiare il regolamento di Dublino, che è quello che permette ai migranti di andare anche in altri paesi, non restare a chiedere la protezione in quello di primo approdo? Come chiede il presidente Mattarella, non si può fare? Giorgia Meloni non lo chiede neanche perché non vuole dar fastidio ai suoi amici sovranisti. Tutto questo a che serve? Serve a generare rabbia, esclusione, paura e infine odio. Nessuna delle risposte del governo Meloni al dramma dei migranti, dal decreto Cutro fino a oggi, ha dato alcun esito positivo. Solo rabbia, paura, odio. E indovinate chi ci guadagna? In politica sono tanti, in realtà nessuno.
E allora, questo era il fattore K, un'opinione forte, e Sallusti scuote la testa in un lampo, ma non mi dire, Alessandro, che tu pensi che uno che arriva, lo vedremo fra poco, senza neanche le mutande in ciabatte, guarda, possa pagare 5.000 euro col bonifico, che cosa, con l'Iban? Io sono tutto orecchi, voglio sentire. La retorica funziona sempre, qui siamo alla retorica mista a falsità, no? Non è vero che la Meloni ha paura dei suoi amici sovranisti e che i vostri amici Macron, Scholz, il presidente austriaco, il presidente spagnolo, il premier spagnolo, non Orban, questi signori non vogliono la redistribuzione e mandano i militari a presidiare i loro confini. Parliamo dei grandi partiti liberali e socialisti dell'Europa, non di Orban. Quelli che non vogliono la redistribuzione, anche perché Orban chi se ne frega se la vuole o non la vuole, come prima osservazione. Come seconda osservazione, non è che l'alternativa, io sono d'accordo su un'unica cosa che ha detto la collega, che è incivile accoglierli così. Io mi auguro che questi nuovi centri siano più civili, l'alternativa non è che se non vanno lì vanno all'Hilton, vagano per il paese, donne e bambini in preda di chiunque voglia approfittarsi di loro da tutti i punti di vista, quindi secondo me sono molto più sicuri in un centro che abbia, come dire, delle condizioni di accoglienza umane, anzi un po' più che umane, sui soldi, guarda che se uno si ferma in un paese, oltre il tempo del visto turistico, devi dimostrare di essere autosufficiente, perché guarda che gli italiani, la maggioranza degli italiani sono, come dire, un po' preoccupati che ogni anno la spesa per mantenere gli immigrati aumenta di circa 1 miliardo all'anno, siamo già a 3 miliardi e passa per il 24, quindi siccome se hanno i 3.000 euro... Un, un colabrodo quei centri, una piccola visione vera. Ma peggio di quello che c'è oggi, credo che sia difficile. Quindi io non metterei il limite alla provvidenza, però professoressa Urbinati, abbiamo veramente 30 secondi prima di chiudere questo blocco. Questo provvedimento, se va in porto, è semplicemente una vergogna dal punto di vista dei diritti umani e di un paese che si dice democratico. Non è possibile sostenere questa tesi, perché si fa esattamente quello che fanno gli scafisti e poi li si vuole rendere criminali. Quindi è proprio in contraddizione. Capisco che ci potrebbe essere l'argomento della deterrenza, cioè insomma si sta attenti a venire perché poi si paga tanto per non essere nei CPR, però chi rischia tantissimo fino alla vita per venire non si farà fermare da questi 5.000, rimarrà confinato, chiuso in un lager per un anno e mezzo, perché di lager si parla, basta andare a Lesbo, ora anche in Italia ce ne saranno. Io penso che questo sia un problema serissimo per noi. Chiaro, grazie. Bene. Alla professoressa Urbinati, grazie al direttore Alessandro Sallusti, ricordiamo la versione di Giorgia, diciamo, cioè, pochi se lo possono dimenticare perché è ovunque in libreria e non solo. Ringraziamo Annalisa Cuzzocrea, il suo fattore K, che ha diciamo, dato vigore a quest'ultima parte del dibattito. Ringraziamo Alessandra Ghisleri, che troviamo tra poco. Io quando non sento Luca Bottura tremo, perché poi quando arriva carico, ma nel frattempo vi diamo appuntamento tra pochissimi minuti, perché altra novità di In Onda di questa stagione, andare a vedere è il titolo di una nuova rubrica. Luca Telese è andato a vedere cosa succede ai migranti che lasciano Lampedusa. Stiamo lontani pochissimi minuti e poi andiamo a vedere. A Roma, nel corso degli anni, le amministrazioni comunali hanno scelto di collocare l'assistenza dei migranti di fronte all'unico condominio della città dove nessuno può protestare, il cimitero del Verano. Così c'è un solo muro di cinta che separa oggi i vivi dai morti, quelli che arrivano nella capitale fuggendo e quelli che sono obbligati a restarci perché non possono muoversi più. C'è mangiare per tutti.
questo alto muro di cinta che separa i morti dai vivi, è anche l'ultimo sottile confine fra la verità e la propaganda, fra la falsa narrazione della paura e i fatti che bisognerebbe conoscere e raccontare. Il primo è questo: non siamo invasi da un esercito che vuole occupare il nostro paese. Siamo piuttosto un'autostrada attraversata dal grande flusso di quelli che lo vogliono semplicemente attraversare. Ed era Luca Telese nei panni di Luca Telese in... Andate a vedere un'altra novità di questa edizione di In Onda. Nel frattempo ci hanno raggiunti Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera. Buonasera. Francesco Giubilei, presidente Buonasera. Di Nazione Futura. Buonasera. Abbiamo ho ancora pensato io Meloniani, collegato dalla sua magione, non so se in Provenza o in quale landa perfetta si trovi, Luca Bottura. Alessandra Ghisleri, che tra poco ritornerà con il suo Zoom, e Maurizio Di Giovanni, eccolo qui, scrittore, cioè, ci ha aiutato tutta l'estate a puntellare anche lui il racconto di questi tempi, qui è in una veste insolita, quello del grillo parlante, quindi lo vedete adesso, ogni tanto comparirà e alla fine però metterà a posto i tasselli di questo... Alla fine farà una brutta fine, come fa sempre il grillo parlante. No, io per carità. Ricordo bene la storia e sinceramente mi candido a fare una fine migliore stavolta. Faremo di tutto perché ciò accada, però riprendiamo in realtà da dove abbiamo concluso il blocco precedente, cioè dal fattore K di Annalisa Guzzocrea, da quella... taglia, cauzione, riscatto, è stata definita in mille modi, di quasi 5.000 euro, pagando i quali il migrante otterrebbe di non soggiornare 18 mesi in un CPR. Non in un CPR, non in un CPR. Chi viene da paese sicuro, dopo il riconoscimento, dovrebbe versare questi 5.000 euro per evitare il rimpatrio nei CPR, quindi chi ha chiesto asilo ma viene da paese sicuro. È stato precisato perché era un errore iniziale. Ma nel testo iniziale era... Sì, però poi dopo c'è stato un errore perché quella in realtà è una direttiva europea. Il governo Meloni adesso ha fissato i 5.000 euro, non c'erano i soldi, però non è per non era non quantificato. Entrare, non è per non entrare nel CPR, è un percorso diverso, perché nel CPR va chi è richiedente asilo e non viene da paese sicuro. I 5.000 euro sono per chi proviene da paese sicuro, quindi in attesa non ha, di valutazione della... perché non ha presumibilmente diritto ad avere l'asilo e quindi dovrà essere rimpatriato, quindi i cosiddetti migranti economici. Francesco Giubilei, tu sai che qui ti sollecitiamo, no? Questo andare a vedere a me è servito moltissimo. Sono stato 3 notti nella notte di Roma, fa impressione perché è un non luogo fra la tangenziale e il cimitero, nel nulla, improvvisamente si materializzano queste persone, raccontano tutti, ed è matematicamente vero, che sono fuggite dai centri appena sono state smistate, arrivano con una precisione matematica, dicono noi siamo 32, seguiranno 40, ed è un fiume, nessuno di loro, la stragrande maggior parte, ha proprio minimamente in testa l'idea di restare in Italia, lo sentirete alla loro voce, ma la cosa che più mi colpisce è che di fronte a queste persone che arrivano in mutande e ciabatte, l'idea che uno chieda 4.900 euro di cauzione è veramente una follia. Chiunque l'abbia pensato in Europa è matto, chiunque pensi di attuarlo poi con questa corrispondenza in Italia è ancora più matto. Però sentiamo la tua opinione. No, parto dal tuo bellissimo servizio, complimenti, perché hai fotografato una realtà che non esiste solo a Roma ma esiste in gran parte delle città italiane, e fotografa proprio come bisogna essere contrari all'immigrazione irregolare, perché il punto qual è? Il punto è che quelle persone che entrano irregolarmente nel nostro paese e in parte vanno nei CPR, una buona parte poi esce da questi centri di rimpatrio e si trova quindi a vagare per le città italiane, poi evidentemente non sa come poter vivere. E quindi che cosa succede? Succede che molte di queste persone, e non stiamo parlando di poche centinaia di persone, stiamo parlando di circa 600.000 clandestini che vivono ad oggi in Italia, finiscono nelle mani della criminalità organizzata. Quindi molte di quelle persone che probabilmente tu hai visto pochi giorni fa fuori del cimitero al Verano aspettando di avere anche un pasto caldo, tra pochi giorni rischieremo di vederle a Termini oppure fuori dalla stazione
stazione centrale di Milano, nelle mani degli spacciatori a spacciare droga oppure a delinquere. E lo stesso avviene nel sud Italia, in delle aree come per esempio il Foggiano, dove finiscono nelle mani della criminalità organizzata a raccogliere il pomodoro a 2-3 euro l'ora. Allora il punto qual è? Il punto è meglio accogliere pochi immigrati, farli entrare regolarmente nel nostro paese anche attraverso i canali umanitari, piuttosto che avere un'immigrazione irregolare come quanto sta accadendo. Tornando al tema dei 5.000 euro, bisogna fare alcune precisazioni. Il direttore giustamente spiegava come questi 5.000 euro non vengono richiesti a chi entra nei CPR, vengono richiesti a chi proviene da dei paesi sicuri, come per esempio la Tunisia, ma sono 16 circa i paesi sicuri che sono mappati in Africa, arrivano in Italia e vengono messi in questi nuovi centri che si chiameranno centri di frontiera. È stato inaugurato oggi il primo centro a Pozzallo, che tiene 84 persone, e viene data una sorta di garanzia per fare in modo che lo Stato entro 28 giorni possa verificare se queste persone realmente hanno il diritto di avere il diritto di asilo. Posso fare una piccola domanda? Sì, prego. Quando voi dite bisogna fermarli dalla Tunisia, ma non siamo noi che siamo andati in Tunisia a chiedere a Sayed quanti soldi voleva, che aiuti voleva? Certamente, ma infatti... Però è Sayed che li sta mandando. La sua osservazione è correttissima, ma qual è il problema? Come questa norma dei 5.000 euro nasce da una direttiva dell'Unione Europea del 2013, quindi non se l'inventa il governo Meloni, ma l'Unione Europea, il problema del motivo per però cui... Però nessuno l'ha applicata. Nessuno l'ha applicata, però comunque non è che possiamo dire che quando Bruxelles fa delle leggi che noi ci piacciono bene, quando non ci vanno bene non le accettiamo. Però il problema del tema della Tunisia è che noi siamo andati lì a firmare un memorandum con Ursula von der Leyen e dopo più di 2 mesi non sono ancora arrivati i soldi. Quindi il punto è che se noi facciamo degli accordi come Unione Europea, non tanto come Italia, e poi non rispettiamo questi accordi che facciamo, ma è normale che Sayed, che è evidentemente una figura non democratica, poi utilizzi l'immigrazione. No, stando a quanto come... dice Giorgia Meloni, è un sincero democratico e sbagliamo noi a definirlo un autocrate. No, che garantisce la stabilità di un territorio, come la garantiva Gheddafi, che è come la è una persona con cui noi però dobbiamo avere a che fare, che è lo stesso che accade poi in Turchia, perché anche Erdogan, rispetto ai criteri di democrazia occidentale, non mi sembra che le rispetti, eppure Erdogan gli diamo 5-6 miliardi di euro ogni anno. Luca Bottura, io ti vedo meditabondo, ti ho da tutta la puntata dall'inizio lì che ti vedo scrivere, ho paura, anticipaci qualcosa di quello no, che... No, io sto prendendo appunti, perché metti che qualcuno si sia messo in ascolto soltanto adesso, magari non ha visto alcuni passaggi, quindi tra l'altro c'è polemica sul web perché pare che la cravatta di Luca sia stata stampata in 3D ed è un salmone finto, questo è una cosa che diciamo sta creando qualche difficoltà. Poi no, ho molto apprezzato questo fatto che finalmente sia arrivato Giubilei, perché fino adesso c'era troppo comunismo, era evidente che questa puntata era sbilanciata a sinistra e quindi stavate un po' esagerando, quindi farò come fa Giubilei ogni volta che deve intervenire, cioè lui prima dà ragione all'interlocutore, poi dice l'esatto il contrario, che è una tecnica, devo dire straordinaria, quindi per me Giubilei ha ragione. E bisogna avere a che fare anche con regimi che conculcano la libertà e violano i diritti civili, che è quello che ha detto Sayed parlando della Meloni, ed è questa una cosa che metterei a... E poi un'ultima cosa per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso: prima Sallusti ha concluso il suo intervento dicendo che aveva visto il bicchiere mezzo pieno. Questo perché non era ancora passato Feltri. Questo era facile. No, da questa si dissocia tutta la sette. No, mi dissocio da me stesso. No, è Feltri che dice sempre che preferisce un buon bicchiere, quindi magari... No, perché a quest'ora devo dire, apprezzerei anch'io, però... Però straordinario, gli perdono anche di essere di Cesena, se non sbaglio, che è una squadra... No, ma Bottura è simpatico, però è bolognese, c'ha questo problema enorme che Ma stiamo bolognesi. Volando altissimo, però diciamo. Siamo al campanile. Siamo più un migrante, proprio. Siamo al campanile, però. No, andiamo invece a mettere un altro po' di carne sul fuoco prima di tornare anche da Alessandra Ghisleri per aggiungere numeri alle nostre ricostruzioni, perché appunto Luca Telese, con tutti questi Luca, io stasera prima o poi mi sbaglio, ti chiamerò Bottura e lui lo chiamerò Telese, ve lo dico, mi chiedo scusa in anticipo, però insomma Luca Telese è andato appunto a vedere, questa è la prima parte del suo reportage, vediamolo insieme. La prima bugia che cade quando i fantasmi prendono corpo nella sera è quella dei muri che dovrebbero garantire legge e ordine. Fili
edifici spinati, recinti vecchi e nuovi, centri di accoglienza che cambiano nome e sigle per provare a nascondere quello che realmente sono: prigioni. Questi ragazzi in fuga erano tutti a Lampedusa. 24 ore dopo sono a Roma, domani saranno a Ventimiglia. In una sola settimana, saltando muri e confini, questi uomini e queste donne smetteranno di essere fantasmi che mangiano vicino ad un cimitero, torneranno ad abitare il mondo dei vivi. Il flusso sta aumentando. Ieri erano 100, oggi erano più di 100 e ne sono partiti 50 oggi. Già lo sapete, meglio della questura. A Roma, quando i fantasmi si materializzano, affamati, feriti e laceri, non trovano nessuna istituzione ad attenderli. Fuggono dalle istituzioni governate dalla politica, dunque dal consenso e dalla paura, e trovano dei volontari. Quelli che raccontiamo stasera sono i volontari del Baobab. Sono loro che governano il flusso in queste ore, meglio della Meloni. Una perfetta macchina organizzativa, una banda di soliti ignoti che funziona meglio della Croce Rossa. Persone che aiutano i migranti per un semplice motivo: se non lo fanno loro, non lo fa nessun altro. Iniziamo il nostro viaggio dal cuore della Garbatella, uno dei quartieri più rossi di Roma. Qui, intorno alle cucine di Casetta Rossa, per l'appunto, un centro polivalente che allo stesso tempo biblioteca, scuola per minori, pub, arena spettacoli e sportello per i cittadini, si inizia a cucinare fin dal primo pomeriggio. Da dove vieni tu? Io vengo dal Bangladesh. E adesso aiuti quelli che stanno venendo. Vanno ondate, un po', alcune volte sono di più, alcune volte di meno. È buono poi. E oggi quanti ne fate? 70. E posso avere una bottiglietta d'acqua? Guardi, scusi, noi l'acqua non la vendiamo perché è un bene comune, no? Coca-Cola? Niente. No, perché... Stasera aspettano. Vado, sei venuta a prendere i pasti? Sono venuta a prendere i pasti. C'era attrezzatura qua. E tu nella vita che fai? Io lavoro in una società di informatica. Ah, bene, perfetto, vai. In un magazzino vicino a Piazza Bologna, attaccato a un negozio di cibo, Cercani, i volontari e Baobab stipano tutto quello che raccolgono dalle donazioni: vestiti, coperte, scarpe e il loro forziere. Ciao Tommaso. Ciao. Le scarpe vanno via quando le portate? A che velocità? Molto velocemente, specialmente i numeri più piccoli, soprattutto 40, 41, 42 sono molto richiesti. Più molti vengono in ciabatte. A È tremendo, ho visto ieri con l'infradito rotto. Quanti paia c'erano oggi? Sessantina direi. Pronostico, quanti ne resteranno? Probabilmente anche zero. Avete sfruttato ogni millimetro di spazio? Sì, esatto, abbiamo coperte stipate per tutte le stagioni e in questo periodo diamo coperte meno pesanti, però abbiamo anche un po' di magazzino per l'inverno. Molti cucinano da casa i pasti, scrivono sul sito: io porto 10 colazioni, io 10 pranzi. Il cestino è la misura delle cose. Una volta che hai conosciuto le persone, gli occhi, le visi, le storie, non ce la fai a lasciarli, non ce la fai proprio. Definitely, definitely, definitely.
sai che lo dovresti fare di primo lavoro il giornalista, cioè, ti viene bene, guarda. Nel frattempo sappiamo che Emmanuel Macron, il presidente francese, ci guarda e ci risponde, perché intervistato proprio in questi minuti da France 2 ha detto che l'Italia non va lasciata sola. Giorgia Meloni ha già replicato che accoglie con grande interesse la proposta di Macron, proposta che è stata poi dettagliata dal presidente francese, che dice di siccome ci sono migliaia di migranti che arrivano a Lampedusa e che partono tutti da Sfax in Tunisia, io voglio proporre un accordo alla Tunisia, mettere più mezzi nel paese di transito e proporre partnership, che non è più o meno vogliono, quello che è previsto nel memorandum, se non sbaglio, proprio perché è vero quello che abbiamo visto, non vogliono queste persone, e si uniscono i finti centristi e le destre sovraniste. Allora bisogna capire chi dei due si allontana di più. Secondo me Macron, perché la Meloni rimane sulle sue posizioni. Ma vedi quella cosa, Francesco, se tu andassi lì stasera, domani sera, vedresti che queste persone arrivano senza nulla addosso, col sorriso sulle labbra. Io lo trovo veramente totalmente diverso dall'immagine, vanno, spacciano e vanno in Francia. Questi andavano tutti a Ventimiglia. Ecco perché si preoccupa Macron. Che Dio lo benedica. Vediamo però quali sono le ultime norme che il governo ha ideato sul tema migranti. No, c'è il cartello 101, mi sento un po' Giovanni Floris a sparare i numeri dei cartelli così alti. Vediamo, allora, costruzione di nuovi CPR in territori a scarsa densità abitativa, quelli appunto perimetrabili e controllabili, come ci ha ricordato Annalisa Cuzzocrea, trattenimento per il rimpatrio fino a 18 mesi. Allora, noi sulla base di questo, ma anche di altre misure prese dal governo, abbiamo posto delle domande ad Alessandra Ghisleri e ai suoi, per cui sigla, zoom. Ari zoom. Eccoci qua, Ghisleri. Allora, il nostro cartello 7 fa riferimento a uno dei quesiti che vi abbiamo chiesto, cioè cosa c'è, secondo il vostro campione, alla base delle scelte del governo? Ce lo illustri brevemente, così poi andiamo dalla direttrice Sarzanini, sì, e ci facciamo... Certo, principalmente c'è la base del programma, un elettore su tre, ed è sostenuto ovviamente dalla parte di centrodestra. E qua scopriremo la prima suddivisione, perché mentre ovviamente gli elettori di Fratelli d'Italia per il 63,6% sono a favore del programma e quindi pensano che alla base delle scelte ci sia quello, anche gli elettori di Forza Italia col 61,5%, gli elettori della Lega invece si spaccano a metà. Il 39% lo pensa questo, mentre il 37,5% pensa che in certe situazioni si stia correndo dietro le emergenze, e questo dato è condiviso anche dal 42,2% degli elettori di Azione. Al secondo posto troviamo la propaganda, cioè motivi propagandistici per rassicurare ovviamente il proprio elettorato. Ricordiamoci che siamo in campagna elettorale e quindi avremo 9 mesi in cui tutti i partiti cercheranno di attrarre verso di sé i maggiori elettori, e l'area di maggiore influenza è quella proprio di appartenenza, per il centrodestra, ovviamente per Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e partiti anche minori, e per il centrosinistra tutto l'altro arco. Diventa poi la questione del centro invece una situazione differente, perché si spaccano in alcune volte, come abbiamo visto soprattutto per quello che riguarda Italia Viva, più a favore del centrodestra, mentre le posizioni di Azione vanno più a favore in questo momento del centrosinistra. Un altro dato da ricordare è il fatto che non siamo l'unico Stato che va ad elezioni, ma come ricordava anche Luca Telese, anche la Francia e tutti gli Stati europei, quindi c'è una competizione su queste situazioni. Al terzo posto, col 21,2%, c'è proprio quel punto che era un punto focale per la Lega, cioè il correre dietro alle emergenze, che è un po' una situazione che avviene soprattutto quando bisognerebbe fare ad esempio la manutenzione del territorio, cioè quelle azioni propedeutiche, e invece corriamo dietro alle emergenze. E questo lo pensano, come abbiamo già detto, principalmente gli elettori di Azione col 42,2% e quelli di Salvini col 37,5%. E infine il 19,9%, cioè quindi un elettore su 5, pensa per sviare l'attenzione da alcuni temi non risolti. Questo dato trova quasi il 40% tra gli elettori di
del Movimento 5 Stelle, i quali si posizionano in una situazione dove dicono: voi correte dietro alle emergenze, il 22 e 3, avete una propaganda da fare, 28 e 2, questo sto leggendo i dati del Movimento 5 Stelle, e per il 40% dice: sviate l'attenzione da quelli che sono i veri problemi. Ecco, tra l'altro, tra le caratteristiche, perché insomma questa puntata è nata, diciamo, per tirare un po' le fila di questo primo anno dalle elezioni, che poi convenzionalmente, insomma, facciamo passare come primo anno del governo Meloni, anche se manca circa un mese al compleanno. Un'altra cosa che abbiamo chiesto è del cartello 9, con cui passo la parola a Fiorenza Sarzanini. Abbiamo chiesto tramite Alessandra Ghisleri quanta condivisione c'è sul fatto che il governo, di fronte a ogni, pensiamo a Caivano, a Cuto, ai rave, a ogni evento, partorisca una misura che inasprisce le pene, crea nuovi reati. E qua più della metà, quasi la metà del campione dice che è d'accordo. Magari è giusto così, cioè l'hanno votati per quello, sono d'accordo se lo fanno, il problema non ce n'è. Allora, giustamente Luca nell'inizio del suo reportage diceva: stiamo parlando di 130.000 persone, lui giustamente ha detto ci sono 500.000, secondo me un po' di più, noi abbiamo circa 800.000 clandestini. Allora, è un'emergenza a fronte di 60 milioni di italiani? Non credo. Dopodiché noi sappiamo, per ammissione per esempio del ministro Lollobrigida, che noi abbiamo bisogno di forza lavoro che viene anche dei migranti. Il problema è proprio questo: noi non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un'emergenza visibile, perché siccome arrivano con le barche, noi le vediamo. Ma è anche stata resa visibile o è solo capitato che diventasse Credo che sia stata resa visibile e comunque ormai è visibile. Il problema è semplice, cioè i flussi migratori tu non puoi fermarli, e soprattutto dire li metto nei CPR e poi li rimpatrio è una sciocchezza, perché i paesi di origine o non se li possono riprendere o non se li vogliono riprendere. Basta guardare i dati, ne arrivano 130.000, ne rimpatriamo 5.000, 6.000 al mese, quindi è chiaro che siamo... Allora il problema è governarlo e non rincorrere l'emergenza, cioè governare il fenomeno, vedere quante di queste persone potrebbero per esempio essere regolarizzate, non perché sono arrivate con la barca noi non possiamo regolarizzarle. I flussi noi non riusciamo a fermarli, bisogna governarli. La stessa cosa è Caivano. Caivano non è che se tu fai il pattuglione, entri e sequestri un chilo di droga hai risolto il problema. Anche quell'emergenza va governata. Ci sono 15-20 Caivano in Italia. Allora va fatta una cosa strutturale. Se si rincorre sempre quello che passa in televisione, non arriveremo mai a nulla di concreto. Io mozione alzare le pene, stasera. Alzare le pene. Mozione io capisco che rende sicuri. Nella sicurezza. Però forse un'illusione di sicurezza. Esatto, perché... la sicurezza va divisa tra la percezione di sicurezza e la sicurezza. Quanti ci sono di persone accusate di omicidio che poi in realtà non scontano tutta la pena? Allora forse è meglio avere una pena meno alta, ma più concreta, una pena che sia certa e che sia scontata fino alla fine. Allora, io prima di dare la parola a Francesco Giubilei vedrei, se il mio conduttore 2 è d'accordo, la seconda parte del reportage del medesimo conduttore 2. La seconda parte ci aggiunge un ingrediente alla discussione su cui poi andiamo da Francesco Giubilei e da Maurizio De Giovanni. C'è tutta Lampedusa che passa per Roma in queste ore e dorme sotto i ponti. Bashar ha 15 anni, un sorriso fantastico, non parla né inglese né francese e ci mostra la sua età sul cellulare con un numero. La cosa incredibile di Bashar e di tutti i suoi amici, quelli del suo gruppo, è che sono arrivati in ciabatte e infradito. 2 mesi dal deserto al Mediterraneo, da Lampedusa a Roma. In infradito. Geo è il mediatore culturale del Baobab.
Beh, Geo lo riconosci, nella notte, dai capelli ricci, inconfondibili, quel sorriso perenne. Scherza con noi dicendo che parla 100 lingue e nessuna. È bello che è vero. E dice, se non ci fosse io qua, come farebbero questi? Aspetta, aspetta, fammi capire, tu parli arabo, poi parli francese, inglese, italiano, marico, tigrigno, moria! Se lo dovessi spiegare con uno slogan, direi che siamo abituati a sentire dei migranti come un pericolo. In realtà i migranti sono persone in pericolo e come tutte le persone in pericolo hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di solidarietà ed è nostro dovere anche costituzionale accoglierle. Mi vida, lucerito sin vela. E riesce a rispondere con altrettanta efficacia all'altra grande paura, la sostituzione etnica. Quante volte abbiamo sentito dire e continuiamo a sentir dire il kebab sostituirà la pizza. Io farei notare che i numeri ci dicono che nell'ultimo anno sono arrivati un numero di rifugiati dall'Ucraina e noi siamo contenti di questo, che è 4 volte più grande del numero di migranti dal resto del mondo che sono arrivati negli ultimi mesi. Eppure nessuno dice il goulash sostituirà la pizza, nessuno dice la zuppa borsch sostituirà la carbonara. I migranti che arrivano qui se ne vanno, l'Italia è considerata dai migranti un paese di transito, l'Italia ha un paese opposto, i giovani italiani se ne vanno e i migranti sono migranti, non è che sono stupidi. In alcune tappe di questo viaggio incontrano associazioni come la nostra, come tante altre, che in qualche modo provano a facilitarlo questo viaggio. Io credo che la destra dovrebbe farci un monumento a quelli come noi che aiutano i migranti ad andare in altri paesi dopo lo sbarco. Cioè, siamo quelli in qualche modo che combattono l'invasione, noi semmai aiutiamo nell'evasione da questo bene. Quando la giostra finisce e i migranti scompaiono, andiamo a cercare i nuovi invisibili nella notte della capitale. Se non conosci le periferie di Roma, passi con la macchina e non vedi nessuno. Se le conosci, come le conosce Andrea, aguzzando la vista, però li trovi. I sudanesi, eccoli, dietro una cabina dei vigili abbandonata. Se passi dalla strada non vedi nulla. Gli eritrei, eccoli lì sotto un ponte buio. I somali stanno lì, mimetizzati davanti ad una caserma. Riuscendo in questa impresa, gli invisibili non stanno facendo solo un regalo a noi stessi. Riuscendo a scomparire, fanno un regalo agli altri. Lo fanno alle istituzioni ipocrite, alla politica fragile, imbelle, alle nostre coscienze torpide, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. To old Joe's ballroom on a corner by the square, they were seamstress old usual and an usual crowd of fair. Non lo so, veramente sono un po' stupito anche a rivederlo, perché guarda, la prima cosa che mi ha colpito e vorrei chiedere a De Giovanni è proprio persino noi, è così forte questa narrazione della destra che sono bravi, persino noi pensiamo che stiano occupando l'Italia e come dice Andrea Costa li vogliono evadere all'Italia, vogliono andare in Francia, hanno già i telefonini con le posizioni a Copenaghen, a Dublino, a Londra, hanno le famiglie lì, è una cosa che quasi, dimmi tu che cosa hai pensato vedendo. Ma innanzitutto io vorrei rassicurare Giubilei sul fatto che nessuno, non troverà nessuno che è d'accordo con l'immigrazione irregolare. L'esordio del suo discorso è stato: bisogna essere d'accordo a fare fronte contro l'immigrazione irregolare.
nessuno al mondo è favorevole all'immigrazione irregolare. Bisogna soltanto guardare in faccia e no, non ce n'è uno. Mi citi un solo virgolettato di qualcuno che dice io vorrei favorire l'immigrazione irregolare. O che abbia detto non qualcosa che sia in però... modo riconducibile ad autorizzare l'immigrazione irregolare. Non però c'è se, nessun... se non si difendono le frontiere, implicitamente si aprono le frontiere all'immigrazione irregolare. Ma fatelo! Non lo si dice esplicitamente, però questo de facto viene. Ma nessuno chiede, né nessuno ha il potere di aprire le frontiere all'immigrazione irregolare. Cioè, non esiste nessun paese di questa comunità che possa aprire le proprie frontiere all'immigrazione irregolare. Poi si tratta di guardare in faccia la realtà, a un fenomeno che, come dice la Sarzanini, è molto esistente. Il fenomeno è che questi continuano ad arrivare. Sapete perché? Perché scappano dalla morte certa. Quando tu scappi dalla morte certa, sia essa per fame, sia essa per guerra, sia essa per disperazione, a qualsiasi titolo, quando scappi da questo, tu scappi con l'infradito, scappi col mare Forza 7, scappi a bordo di barche fatiscenti, non è che questi sono pazzi o sono suicidi, questi sono disperati, che è un altro paio di maniche, questi continueranno ad arrivare, arriveranno stabilmente. Luca Teresi ha fatto una passeggiata all'interno della disperazione e questi sorridono e sono felici perché qualsiasi condizione, anche il cartone sotto il ponte è migliore di quella da cui vengono. Quindi dobbiamo prendere atto di questo. Il Papa lo ha detto oggi con estrema chiarezza. Quindi l'unica possibilità è quella di ricorrere alla ridistribuzione dei flussi. Non c'è altro. Io voterò alle prossime elezioni europee al gruppo parlamentare europeo, qualsiasi sia, che dirà, guardando in faccia la realtà, secondo una realpolitik propriamente detta, noi ci metteremo in movimento per questo. Poi scusatemi, i centri, i luoghi a bassa densità abitativa, è lo stesso, chiamiamoli con il loro nome, si chiamano campi di concentramento, perché così si chiamavano e così si dovrebbero chiamare secondo regola, e rispondono alle stesse identiche caratteristiche che avevano Dachau, Auschwitz e Bergen-Belsen. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, ragazzi, ascoltare lo spalla alla memoria. Però scusi, porti anche rispetto per Auschwitz e cosa ha rappresentato. Sinceramente, dire che dei centri di detenzione della Repubblica Italiana sono paragonabili ad Auschwitz mi sembra una mancanza di rispetto anche nei confronti degli ebrei che sono morti ad Auschwitz. Mi scusi, non può paragonare i centri di detenzione. Però è un paragone che non è accettabile, che dei centri di detenzione, al netto del governo, può essere di centro-sinistra o di centro-destra. Sono dei centri della Repubblica Italiana paragonati ad Auschwitz, sinceramente. Non faccio nessun paragone con centro-sinistra e centro-destra, io chiamo le cose con il loro nome. L'italiano è una lingua molto precisa. Non può paragonare Auschwitz a dei centri di detenzione in Italia al giorno d'oggi, mi scusi. Non è rispettoso nei confronti di chi è stato da Auschwitz. È chiaro. Risposta di Giovanni, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Concentrare un gruppo etnico in un luogo a bassa densità abitativa dal quale non si può uscire contro la volontà di chi c'è, ha un nome e un cognome. E questo è fuori discussione. Che non uccideremo nessuno, non c'è dubbio, e non procederemo a nessuno sterminio, non c'è dubbio, ma che sia un concentrare un gruppo etnico contro la sua volontà in un luogo e rinchiuderlo, ma non c'è altro tanto... Vi siete chiariti, l'obiezione è chiara, la risposta lo è altrettanto, come è chiaro Mimmo Todorisi con un cartello così che dice è finito il tempo, quindi io ringrazio ringraziamo Maurizio De Giovanni, Fiorenza Sarzanini, Francesco Giubilei, Alessandra Ghisleri che tornerà la prossima domenica ad aiutarci a leggere la realtà. Luca Bottura rimane con noi perché tra poco arriva con il gran finale, ma in mezzo c'è allora. Paolo Mieli, state con noi. Il Novecento. Allora, buonasera, bentornati in onda. Questo spazio che Marianna ha ribattezzato La Bussola è esattamente questo: prendere qualcosa che viene da un'opera d'arte, un libro, un saggio, un film, e aiutarlo e usarlo per aiutarci a capire in che direzione vanno i tempi. Allora, buonasera a Paolo Mieli, che è qui buonasera. Con noi, lo avete ovviamente riconosciuto. E il suo libro sul secolo più feroce, il secolo autoritario, lo ha ribattezzato, ci aiuterà veramente a collegarci con il presente. Ma ovviamente uscendo dalla crel politica sfrutteremo anche un lampo della pazienza di Paolo per capire cosa pensi lei di questo compleanno, il compleanno
del governo Meloni, un anno complesso, difficile, e qual è la fotografia che faresti alla luce del dibattito che sta avvenendo sui giornali anche in questo studio in queste ore? Beh, che sicuramente non ha trasformato il paese in un paese autoritario, è un governo che ha lasciato a desiderare sotto tantissimi punti di vista, ma quello che si temeva all'inizio, che fosse, come ci fosse l'avvisaglia di un nuovo fascismo, questo dobbiamo riconoscere onestamente che non c'è stato, ecco, questo bisogna dire, a meno di non prendere la cosa del cognato, del marito che ha detto una battuta infelice in televisione, ma tutte sciocchezze, se noi facciamo il bilancio... Sciocchezze, ci abbiamo campato tutta l'estate. Noi questo... lo so, ci abbiamo campato anche l'inverno, ci abbiamo campato, ci ho campato io stesso, ci abbiamo scherzato, a volte l'abbiamo preso sul serio, qualche segnale era più preoccupante di altri, però dopo un anno è giusto dire che le libertà fondamentali non sono ancora garantite, via Dio. Partiamo allora però dal tuo libro per provare a prenderla da lontano. Intanto è interessante il racconto che tu fai, dici: mi sono messo a scrivere un libro di storia e poi ho capito che c'era un messaggio in bottiglia, che di quella parte non molto studiata, la prima parte della Seconda Guerra Mondiale, parlava anche del nostro presente e del rischio che l'Europa può o sta correndo. Puoi spiegare perché è così importante quel periodo, il patto Molotov-Ribbentrop, la preparazione della Seconda Guerra Mondiale? Allora, come ho già raccontato a Marianna Aprile, con la quale abbiamo discusso... E ai suoi fortunati lettori. Beh, lei l'ha letto in anteprima, quindi lo devo dire, è stata la prima a leggerlo. Io mi sono messo a studiare il Novecento come secolo autoritario, ho trovato nel momento in cui si unirono i due totalitarismi e rimasero uniti per un lungo periodo, il patto Molotov-Ribbentrop nel 1939... il culmine, e poi però ho cominciato a studiare le speranze del dopoguerra, del secondo dopoguerra, e mi sono allungato nel secolo attuale. Beh, insomma, la faccio breve, ho trovato che nel secolo attuale ci sono dei rischi che degeneri in un secolo autoritario molto molto forti, sono rischi mondiali, internazionali, non hanno parentela con la cosa di cui parlavamo prima della Meloni, però qualcosa scricchiola a ridosso della guerra d'Ucraina, a ridosso della questione dei migranti, a ridosso delle grandi crisi economiche mondiali. Le democrature, il neologismo che abbiamo dovuto inventare. È pieno di... quando si dice ma molti paesi sono passati dall'essere autoritario a democrazia, ma quali democrazie? Sono finte democrazie. E quindi per questo gli ho dato quel sottotitolo ironico, che i buoni non vincono mai. In realtà i buoni sono quelli che si battono per la libertà, per la democrazia. In realtà io penso che in questo secolo, anzi in questo prossimo decennio, conosceremo una vittoria, stavolta definitiva, dei buoni. Però questa vittoria potrebbe, questa vittoria definitiva, e sarebbe la prima vittoria definitiva, stando al tuo racconto di quell'euforia democratica di cui scrivi, vinceranno dopo essere passati da altre tentazioni autoritarie? E anche in Italia esiste la possibilità di una nuova fascinazione per, diciamo, un potere forte? Beh, l'Italia è molto esposta. L'Italia è molto esposta per la questione dei migranti, che io vedo come una grande questione europea che espone tutta l'Europa. L'Europa se ne rende conto di meno, oppure fa finta di non rendersi conto, e lascia che l'Italia sia il paese a doverla affrontare. E l'Italia lo affronta, perché sapete qual è il rischio autoritario per l'Italia? Il rischio autoritario è che noi elite, le persone come me, per esempio, almeno parlo per me, pensiamo che tutto sommato la questione dei migranti sia sovradimensionata, che ne arrivino fin pochi rispetto alle aspettative, che sono tutti reintegrabili,
ma è il popolo che non la pensa così. E sto notando in vari paesi europei che partiti a cui non si davano 2 euro, partiti neonazisti, partiti crescono. Di estrema destra, crescono in una maniera molto preoccupante. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è innanzitutto una divaricazione fra elite, fra persone come me e la gente che sta zitta e poi va a votare. E poi che per interpretare questa gente che sta zitta e va a votare, anche le elite, almeno quelle politiche, diano una torsione autoritaria ai loro progetti. Questo rischio lo vedo nettamente, ovviamente anche in Italia. Tra l'altro mi colpiva il riferimento che faceva il direttore Miali sul fatto che anche in altri paesi europei quelle che prima erano minoranze tutto sommato trascurabili, persino cioè, dalle elite più riflessive trovano vigore, persino in Germania dove nella Vulgata i conti col passato si erano fatti e si era voltata pagina. Quindi il tema non è fare i conti col passato ma col presente. È vero, innanzitutto come tu hai detto giustamente, è più una vulgata che la Germania abbia fatto fino in fondo, che l'Italia non l'abbia fatta, la Germania, insomma anche la Germania ha dei suoi problemi. E poi l'esplosione del fenomeno neonazisti. I neonazisti sono ripresentati più volte nel dopoguerra in Germania, ma questa è la prima volta che si presentano con una possibilità di aumento di voti, ma soprattutto la possibilità di accreditarsi in Europa. Quelli Alternative for Deutschland, quello che io chiamo neonazisti tedeschi, stanno in uno schieramento insieme a Le Pen, a Salvini, e hanno una forte possibilità che a un certo momento si dica va bene, ma non possiamo fare maggioranza senza di loro. Insomma, le cose non sono così chiare come molte volte noi le presentiamo. Per questo, ripeto, io ho fatto un libro, sai quando c'erano i cappotti impermeabili e double face? Una volta si chiama Il secolo autoritario, il lettore e potrà pensare... E anche il secolo pensare... presente. Allora, esatto. Proprio nell'intervista che ho molto invidiato... conduttrice numero uno, tu fai questa notazione: l'autoritarismo è un'arma in più rispetto alla democrazia, valeva negli anni 30 magmatici e ribelli, ma vale anche oggi, cioè l'idea di poter garantire una soluzione semplice, dritta, senza dubbio, animata da parole d'ordine fiammeggianti, mentre invece la democrazia, dici, ha un suo tallone d'Achille. Il suo tallone d'Achille è quando la democrazia non riesce a decidere. E quando non riesce a decidere lascia spazio esattamente alle cose che tu hai appena descritto. E guarda che questo non è stato solo fra le due guerre, ma anche nel secondo dopoguerra. Io mi ricordo c'era un momento negli anni 70 che fiorivano libri sulla crisi delle democrazie. C'è una sola risposta al fenomeno che tu hai appena denunciato, che è quella che le democrazie decidano. Cioè taglino la testa al toro, abbiano dei meccanismi, per esempio per l'Europa, ma anche per l'Italia, dei meccanismi per cui si discute, la discussione è la più ampia possibile, si vedono tutte le opzioni, le si studia, si portano i dati, ma poi si sa che quel lunedì 28 novembre, quel giorno si decide. E se le democrazie invece usano il tempo della democrazia per non decidere e per ritagliarsi ognuno una propria posizione che non è né carne né pesce, allora lì il fascismo può tornare. Tra l'altro in questi giorni in cui si è a lungo e giustamente ricordato Giorgio Napolitano, di cui oggi si è svolta la Camera Ardente in Senato, con una visita, diciamo, un fuori programma, insomma, col Santo Padre che è andato a salutare il Presidente della Repubblica emerito, però insomma sono giorni in cui ci si è interrogati sul passaggio della rielezione, proprio in questo, diciamo, in questo tentativo di rilettura delle istituzioni come più deboli o più forti dopo un passaggio come quello che peraltro si è di recente ripetuto con Mattarella. Quegli strappi, perché di fatto fu un'interpretazione, diciamo, della Carta Costituzionale, dimostrano la forza delle istituzioni o la debolezza
distituzione politica, perché poi se si fanno una volta sola in un secolo dimostrano la forza, se si fanno sempre dimostrano la debolezza. Quindi siccome siamo già la seconda volta, siamo più sulla debolezza. È bene fermarsi alla seconda volta, nel senso che anche come per i papi, ecco, facciamo un altro esempio. Se i papi si dimettono a rotazione e poi rimangono e convivono col papa successivo, è chiaro che nella Chiesa qualcosa non va, per cui mi auguro che non accada che Papa Francesco si dimetta e che poi si elegga un nuovo. E così penso che il funzionamento della democrazia sia migliore se il capo dello Stato, pur essendo consentito che venga rieletto anche una terza volta, non viene rieletto. Ma la cosa che, di cui è più accusato Napolitano è far nascere il governo Monti in quella maniera, non già per il colpo di Stato contro Berlusconi che non ci fu, ma perché lì iniziò un decennio in cui o di riffa o di raffa fra Monti e Draghi non furono più gli elettori a decidere chi governava, ma si decideva in Parlamento. Questa è la vera, insomma, si è letto anche tra le righe, la vera contestazione a Napolitano. Tu hai fatto nascere, poi ti sei pentito, tant'è che ti sei dimesso prima, però hai introdotto un virus. Sei stato tu a tenere il bandolo di quella scelta. Insomma, hai introdotto un virus. Allora volevo proprio chiederti l'ultimo grande problema che ci consegna questa celebrazione, i giorni a Camera Ardente, i funerali, i più forti detrattori di Giorgio Napolitano, che per fortuna sono pochi, però hanno usato un'argomentazione che sta in qualche modo dentro il racconto del tuo libro, cioè prendiamo Sallusti, che fra l'altro è stato graziato da Napolitano, però Sallusti dice, ecco, lui ha un peccato di gioventù, è stato stalinista. Ora, chiunque conosca la biografia di Napolitano sa che è stato il più grande e coerente socialdemocratico della storia italiana, forse addirittura ha fatto una sua Bad Godesberg, un suo strappo personale con il comunismo molto prima di quello del suo partito. Però che risposta dai, perché qui serve veramente una risposta di complessità per spiegare che cos'è questa storia complessa del Novecento. Ma io penso che mi si rimproverà, lo dico agli ascoltatori, scusate, di aver approvato l'invasione dell'Ungheria nel 1956. Due cose, di aver approvato l'invasione dell'Ungheria, e la seconda, che per me è più sgradevole, che nel 1974, quando ci fu la campagna comunista russa contro sovietica, contro Solzhenitsyn, lui ci mise un carico da 90 contro Solzhenitsyn. Secondo me il ritratto che tu hai fatto di Napolitano è perfetto, era un socialdemocratico ante litteram, molto più anche di Giorgio Amendola. Però, diciamo così, da oggi in poi, quando uno è socialdemocratico nell'anima, è meglio che venga fuori in tempo reale, non 30 anni dopo, 40 anni dopo, per pentirsi di una cosa non fatta. Ripeto, per me i toni che Napolitano usò contro Solzhenitsyn, siccome quella non è il 56 ma stiamo nel 74, Stalin è già morto da anni, insomma siamo in un'altra epoca, insomma quelli mi fanno ancora oggi riflettere, pur avendo una stima infinita per Napolitano. Il secolo autoritario, perché i buoni non vincono mai, è l'ultimo libro di Paolo Mieli. Spoileriamo il fatto, come ha già anticipato il direttore, che invece poi alla fine i buoni vincono, ci mettono un po', magari vincono malconci, ma vincono grazie. Solo stavolta vinceranno, No, per sempre, mi sembra che è definitiva. È convinto, come diceva Winston Churchill, che la democrazia è la peggiore forma di governo, escluse tutte le altre? È evidente di sì. Se ne sono convinto, i buoni, i democratici, i liberali prevarranno, però vinceranno, ma questa volta è dura. La tempra si vede nei momenti difficili. Allora ringraziamo il direttore Mieli, voi state lì perché arriva il finale di Bottura, saranno botte per tutti. Grazie Marianna, grazie Luca, ma che puntata meravigliosa, veramente, bravissimi, vi ringrazio insomma per avermi invitato stasera a dire un po' di cose, a fare un po' di rassegna stampa. Vi parlo qui dalla dépendance degli ospiti di Urbano Cairo, come vedete è ancora giorno perché Cairo può anche piegare a suo favore le ore del giorno. Si è visto anche stasera, bel programma, non dico niente, però insomma voi siete sempre quella roba lì, poteri forti, i radical chic, i politically correct, i woke, tutte cose che non so cosa vogliono dire, ma se sono su tutti
tutti i giornali di destra, un motivo ci sarà. Ed è lì che andiamo, ed è lì che andiamo con una rassegna stampa che, a differenza di quella di Flavio Fratello, non avrà i giornaloni, abbiamo solo giornali che le cantano chiaro, giornali appunto che danno notizie che voi avete nascosto. Ma prima di farlo, però, vorrei farvi vedere un vostro collega, perché anche in rete si possono trovare momenti di libertà che in questo bel programma forse sono un po' mancati. C'è un giovane blogger che sta su Twitter, su X come si chiama adesso, e pubblica cose molto interessanti, tipo questa. Perché l'Europa ancora non dà alla Tunisia i 100 meloni che ha promesso a metà luglio? Perché Ursula von der Leyen e il premier ruandese Rutte arrivano su un barchino? C'è qualche cosa sotto che non quadra. La verità è che è cominciata la campagna elettorale europea. La Spagna sostiene la Cina, la Cina sostiene Rutte, Meloni sostiene i fratelli musulmani, non Vox sostiene Vox. Qui il conto rischia di pagarlo pesantissimo l'Italia, quindi non scherziamo con i Meloni. Imparate, questo è giornalismo con l'Iban maiuscolo. Ma andiamo appunto alla rassegna stampa, cominciamo con il giornale di, chi c'è adesso? Sallusti, no? Perché si cambiano continuamente. Comunque il titolo di prima, che ha salutato la dipartita di Giorgio Napolitano, è questo: fine del comunista che ha usato la democrazia. Il fondo di Sallusti è intitolato Il Camaleonte, e scrive Sallusti, perché insomma lui è contro il coro, è morto un comunista che ha saputo farsi camaleonte per fini politici di parte. Quindi Sallusti insomma non la manda a dire a uno che è morto, quindi per carità, ed effettivamente qualche errore Napolitano l'ha commesso in vita sua, per esempio questo: grazie ad Alessandro Sallusti, Giorgio Napolitano commuta in 15.000 euro il carcere. Evidentemente Sallusti ci voleva anche la bici col cambio Shimano. Altro titolo del giornale, un pezzo firmato da Napolitano, probabilmente un parente: Salvini lancia un mini condono edilizio ma si mette di traverso sulle case vacanze, ci avrà un Airbnb probabilmente. Però è bello che sia soltanto un mini condono sugli abusi, così noi che le paghiamo, ci sentiremo soltanto mini coglioni. Sempre forse è il giornale, scrive Gaia Cesare: guai per Marine Le Pen, truffa l'Unione Europea e andrà a processo. È bastato che si avvicinasse a Salvini, pam, immediatamente rinviata a giudizio, un po' come quando Salvini va a vedere le partite del Milan. Caso della settimana: il direttore del Museo Egizio di Torino, che insomma è stato circondato da polemiche dopo che un po' di tempo fa aveva litigato con Giorgia Meloni. La Lega chiede la testa di Greco, è un razzista contro gli italiani, Schlein e compagni in soccorso. Questo è normale, perché Schlein e compagni sono esattamente come gli egizi, cioè una civiltà estinta. Altro titolo su Libero, eccolo qua: linea Elli, più canne e meno lavoro. Io non li ho mai votati, forse è la volta che comincio. Mentre vado sulla Verità, il giornale diretto splendidamente da Maurizio Belpietro, con questa pubblicità: basta confondere l'identità sessuale dei bambini. C'è questo piccoletto, lo vedete, con delle mani, con l'arcobaleno, un papillon rosa, che fa questa faccia, e non la fa perché appunto gli sta arrivando una matita per truccarlo, ma perché sa che è finito sul giornale di Belpietro, di cui salutiamo l'attentatore che sicuramente ci sta guardando. La rubrica della Posta: sul giornale è appena tornato Littorio Feltri, si scambiano in continuazione. Feltri, che ha la rubrica che fa il verso a quella di Indro Montanelli sul Corriere, si intitola La Stanza, e a questo proposito la vedrei la stanza di Feltri. Eccola, è quella in cui scrive la rubrica. C'è una domanda di questo signore, Gigio, che gli chiede cosa pensi dell'intelligenza artificiale. Risponde Feltri: non ne so un granché, non ne ho capito nemmeno io un granché. Poi non capisce granché per 70 righe, perché quando quell'uomo comincia è un po' incontinente. Un piccolo debito che dobbiamo al nostro Urbano Cairo, cioè un piccolo commerciale. La rubrica si chiama Bot and Win, sono alcune quote sugli eventi della prossima settimana. Arrivo in orario di un treno della linea C è dato a 100, un cinghiale investito dalla metro è dato a 5, Gualtieri che dice settimana decisiva per la pulizia di Roma è dato alla pari. Poi abbiamo invece una piccola quota che riguarda la politica: possibilità di nuovi arrivi da Italia Viva ad Azione è dato a 2,40, possibilità di nuovi arrivi da Azione a Italia Viva è dato a 3, possibilità che Renzi e Calenda si scambino direttamente i partiti è dato a -2. A questo proposito vorrei anche segnalare un avvenimento
poi, se vi va, l'Aperivivo con Italia Viva. Ci sono questi quattro signori, Scalfarotto, quindi tutta Italia Viva. Volevo chiedere una cortesia, facciamo noi buffoni, un po' di battute, Aperivivo no, perché ci rubate il lavoro. Sul Libero c'è questo articolo che riguarda il generale Vannacci che insiste, i gay sono troppo protetti, e dice Vannacci, non mi interessa, anzi non mi dà fastidio l'omosessualità, ma l'omosessualismo, qualunque cosa voglia dire. Ma la cosa interessante di questa pagina, vedete la mano che spunta, è di Gianni Alemanno, ritratto nel suo momento migliore. Di Vannacci, perché Vannacci trova spazio solo su questi giornali, volevo segnalare le piccole apparizioni televisive che avrà domani, perché è un uomo censurato, giustamente ci si batte per la sua libertà di parola, e le voglio leggere insieme a voi. Alle 11 di domani sarà ad Agorà su Rai 1 a lamentarsi del comunismo, alle 13.30 condurrà il TG1, come è giusto, alle 15 va a TGR Leonardo in Rai, su Rai 3, per parlare contro l'evoluzionismo, alle 19 recita il Santo Rosario di riparazione contro i brutti comunisti su TV2000 e alle 19 è in replica su Real Time in una puntata di Malattie imbarazzanti, l'omosessualità. Il resto lo trovate su www.vannaccilive.org. Io vi saluto con la citazione italiana del giorno: chi va con lo zoppo chiede comunque la pensione di invalidità. E chi va con Bottura cosa deve chiedere? Il rimborso, credo. Come dicono certi, stai a fare due film, il primo e l'ultimo. Io so che non mi richiamate più, quindi ho sparato tutto all'inizio. Avevi detto che quelle cattive le toglievi, avevi promesso. Vabbè, io faccio così. È un tiro a segno. Ma non è vero, anzi, ma sì, chiedo scusa anche per le battute che ho fatto prima. Io mi dissocio da me stesso, però posso farvi i complimenti per questa puntata bellissima. Questa cosa, tra l'altro, che mi paghiate per guardarvi, e io l'ho trovata, non so se sul lungo periodo servirà ad aumentare gli ascolti, ma secondo me è molto bella. E mi ha colpito De Giovanni prima, quando ha detto che gli stranieri, a commento del tuo pezzo bellissimo, Luca, vengono in Italia, ma poi vogliono evadere, no? Ecco, se cercano l'evasione in Italia, però sono nel posto giusto, quindi rischiamo di tenerci dentro. È un pull factor, dice. Il famoso pull factor è l'evasione. Aia, la battuta di giornata, fantastica. Senti, ma una cosa, ma quel Bruno Vespa, io mi pareva di averlo visto questo video, non è proprio testuale, che è successo? No, vabbè, abbiamo un nostro, io lo chiamo montautore, che prende queste persone e fa dire loro ciò che pensano davvero, invece che ciò che salutiamo, dicono normalmente. Salutiamo il mitico Enrico Bettella, che è una piccola vedetta padovana che dà una mano Bettella. Molto molto importante. Non oso pensare chi gli passerà per le mani nella prossima settimana. Buttiamo giù la maschera, c'è un po' di Forrest in questo In Onda, e così l'abbiamo chiusa. Stai ancora con noi un pochino, perché c'è un piccolo break, perché come tu hai ricordato, Urbano Gaio è sensibile all'argomento. Torniamo subito. E siamo di nuovo in onda, io, Lucky Girl, cioè con Luca, i due Lucky. Luca, finalmente possiamo difenderci dalle rime. Esatto. Tu come fai quando Marianna ti azzanna? No, così. No, scusate, vi lascio soli, Marianna, se volete. No, io in realtà sono carino e coccoloso, come dice Marianna. Quindi io voglio sapere perché sei senza giacca, hai fatto tutta la puntata con la giacca. No, c'è un motivo. Perché tu non mi sei tifosa, cioè dovresti sapere che a quest'ora su altre reti Fabio Caressa si toglie la giacca e fa una cosa che si chiama senza giacca, e quindi io volevo essere il Fabio Caressa grasso, e devo dire mi è abbastanza riuscito. Ti abbeveri ai classici. Esatto, anzi, se posso dire un'ultima cosa politica, ma piccolissima, rigore contro il Bologna. Non è da te, però vai, prova. No, di rigore contro il Bologna oggi un po' generoso, ecco, ma questa è una notazione politica che mi sentivo di fare. sì, hai ragione. grazie a Luca Bottura, lo dico per i compagni di Instagram, Facebook, Twitter che si stanno già agitando, ci sarà pure domenica prossima, non è così, non è stata... Beh, ora non esageriamo, esatto. Può accadere qualunque cosa. Esatto. Ma no, ci sarà lui, Enrico Bettella, ci saranno ovviamente i nostri ospiti fissi, altri ospiti che ci faranno compagnia, ci sarà Conduttore 2... E ci sarà il reportage di Conduttrice 1, sempre che io non muoia prima. E dopo di noi, nel frattempo, va in onda il film di Luc Besson, Giovanna d'Arco, con Milla Jovovich e John Malkovich. Tante C. Noi ci vediamo domenica prossima.